A My Plant and Garden si sono riuniti in fiera a Milano tutti gli attori di un polmone verde da coltivare in modo sempre più professionale. Ad animare le giornate ci hanno pensato gli ambassador Petzl, con loro si è parlato di abbattimento controllato, gestione delle emergenze e di come piantare un albero. È importante parlare di abbattimento controllato perché ci troviamo sempre più spesso a lavorare in ambienti molto urbanizzati dove gli spazi sono limitati, quindi quello dell'abbattimento controllato, quindi dello smontaggio degli alberi in sezioni inserite in sistemi di calate di sollevamento, è sempre più frequente. L'aspetto della gestione delle emergenze è un aspetto importante del nostro lavoro che non dobbiamo considerare solo nel momento in cui succede un incidente, ma dobbiamo pianificare prima. Pianificare attraverso una corretta valutazione dei rischi, attraverso la scelta dei DB corretta, attraverso delle procedure che ci permettano sia di ridurre i rischi e poi eventualmente anche di gestire in modo corretto l'emergenza. Molto importante nella fase delle emergenze anche il controllo dei DB specifici e averli soprattutto in doppio utilizzo, il materiale doppio nell'ambito del cantiere, sempre presenti per appunto gestire un'eventuale emergenza. Come si pianta un albero? Intanto si compra in un vivaio. Si sceglie un albero di buona qualità, che vuol dire? Deve avere il colletto ben visibile e non devono esserci radici strozzanti. Nel caso avessimo dei dubbi, si fa una lavorazione della zolla per scoprire se ci sono radici strozzanti e per capire dov'è il colletto. Tra le novità Petzl 2023 c'è Naja, ovvero una falsa forcella di nuova generazione, progettata per il lavoro su pianta, che consente di installare la corda di lavoro proteggendo l'albero. Naja è una falsa forcella che nasce specifica per il lavoro sugli alberi ed è specifica per il lavoro di potatura. Una delle sue caratteristiche principali, dei suoi maggiori pregi, è che esce con estrema facilità dalle forcelle e rispetto alle sue precedenti è veramente eccezionale. Ora guardiamo rapidamente l'installazione, è molto semplice, bisogna scegliere un ancoraggio adatto alla nostra lavorazione, facciamo passare la fettuccia intorno all'ancoraggio, dopodiché la fettuccia gialla presenta una sorta di catena, quindi ha più buchi d'entrata, scegliamo quello più idoneo rispetto al lavoro che dobbiamo andare a compiere, inseriamo l'ancoretta all'interno dell'anello, dopodiché prendiamo la nostra corda, il nostro sistema di lavoro, che andremo ad inserire nella direzione esatta, quella che è praticamente disegnata sulla carrucola, inseriamo il moschettoncino di recupero e andiamo a riancorare la corda al nostro zigzag. Dopodiché inizieremo la nostra giornata, la nostra calata di lavoro, quindi si scende. Una volta arrivati a terra si stacca l'asola dallo zigzag grazie a una pallina di recupero che viene inserita all'interno dell'asola, riusciamo a recuperarla. In che modo? La pallina sale, passa all'interno dell'ancoretta con la puleggia, viene bloccata sul moschettoncino di recupero e molto spesso, già solo col peso della corda, vedete che l'ancora si sfila dalla fettuccia e automaticamente con facilità esce dal ramo. La peculiarità è che su questo braccio di corda non c'è niente, quindi non ci sono delle parti metalliche che potrebbero incastrarsi all'interno della forcella, ma quindi è installabile anche su forcelle molto molto strette. La fettuccia passa e arriva a terra. Quando arriva a terra possiamo recuperarla, staccarla e utilizzarla per un nuovo lavoro. Nel tree climbing, insomma, le tecniche così come le attrezzature utilizzate sono in continua evoluzione grazie al costante stimolo di ricerca da parte degli operatori e ad un vitale interscambio tra le varie realtà lavorative.